Quante volte i mezzi di informazione vi ripetono l'importanza delle pratiche di primo soccorso? Se ci fosse stato qualcuno preparato, qualcuno informato in quel dato frangente, probabilmente quella vita poteva essere salvata, le conseguenze di un determinato incidente potevano certamente essere attenuate. Insomma, è una frase che si suole ripetere spesso. Allora, anche per questa ragione, la Croce Rossa Italiana ormai da qualche tempo ha inaugurato un vero e proprio concorso nazionale, una gara tra i diversi volontari della Croce Rossa Italiana sparsi in tutta Italia per promuovere, insomma, quello che è anche un modo di mettersi al servizio degli altri, perché no, magari anche divertendosi, passando una giornata all'insegna della novità. Allora, per questo abbiamo invitato due volontari della Croce Rossa, li saluto e li ringrazio per la loro disponibilità. Grazie a Saluto voi. Carla Di Falco, Buonasera. buonasera, e saluto anche Lucilla Fulgenzi. Buonasera. Buonasera, ben trovata Fulgenzi, parto proprio da lei. Questo mini concorso si è tenuto a Roma, mini perché è regionale, ma poi ci sarà anche un concorso nazionale di cui adesso parleremo, lo scorso 4 luglio, dunque sabato, nel suggestivo scenario dell'Arco di Travertino, quindi in piena città, diversamente da quanto avveniva di solito per una gara di questo tipo, si sceglievano un po' location un po' più fuori mano. Invece questa volta Roma, con tutto quel che comporta, dunque il centro abitato, ci vuole dire meglio e nel dettaglio di che cosa stiamo parlando? Sì, stiamo parlando appunto della gara regionale di primo soccorso che ha visto, diciamo, in competizione 8 squadre provenienti 3 per quanto riguarda la Regione Lazio, appunto, e quindi in competizione reale. E le altre 5 provenienti da altre regioni italiane. Le squadre quindi si sono sfidate in un certo senso tra di loro in quelli che sono gli scenari organizzati appunto dalla commissione di gara e secondo quelle che sono le tecniche di primo soccorso. Quindi non c'erano presidi Stiamo vedendo proprio le particolari. foto che parlano di quello che insomma, si è vissuto lo scorso 4 luglio. Prego. Non ci sono presidi particolari, non ci sono ambulanze, quindi spinali, barelle, eccetera, ma soltanto l'inventiva e quello che trovavano, diciamo, sulla scena gli stessi volontari. Esatto, Con tanto di attori che si sono prestati. non attori, la correggo, ma simulatori. Ecco che mi Simulatori sembra. e truccatori. I simulatori sono coloro, appunto, sono volontari che hanno seguito un corso in Croce Rossa, seguendo appunto le tecniche di recitazione e che sanno quindi manifestare le patologie, aiutate dai truccatori che sanno truccare appunto le patologie stesse. Allora, Di Falco, entriamo proprio nel dettaglio intanto del concorso, perché qui insomma bisogna anche mettere i puntini sulle i. Chi ha vinto e adesso chi ha vinto a cosa è chiamato, a quale ulteriore percorso è chiamato? Alla gara regionale Lazio, la squadra vincitrice è Viterbo. E a settembre si sfiderà con le altre regioni italiane nelle gare nazionali che avranno luogo nell'ultimo weekend di settembre a Senigallia. In quell'occasione, come è successo a Roma sabato, ci saranno delle stazioni di prova. Noi sabato ne abbiamo organizzate 8. Alcune stazioni a tematiche specifiche, ossia le maxi emergenze piuttosto che il diritto internazionale umanitario che caratterizza comunque Croce Rossa Italiana, ovvero le attività sociali. La maggior parte delle restanti sono invece a carattere prettamente sanitario. Ecco, ma c'è un'unità che è particolarmente imbattibile, che eccelle, che insomma si porta a casa ormai da tempo i titoli? No, in realtà ci sono molte squadre del Nord Italia che comunque hanno una tradizione maggiore rispetto al Lazio, per essere sinceri. E ogni anno più o meno si alternano comunque, non c'è una regione che annualmente vince. Tra l'altro segnalo che la vincitrice poi delle gare nazionali parteciperà al FACE, che sono le gare europee di primo soccorso organizzate all'interno di Federazione di Croce Rossa e Abbiamo visto insomma, Mezzaluna. prima anche le foto che testimoniano il suggestivo scenario dove il tutto si è determinato e naturalmente non credo sarete passati inosservati rispetto a tutti coloro che solitamente orbitano in quell'area. No, tra l'altro, ecco, le volevo correggere, Arco di Costantino, non di Certo, Travertino. certo, E certo. Il assolutamente Colosseo no. era visibile, insomma. Molti curiosi, sia italiani che stranieri, si sono fermati, hanno chiesto informazioni su quello che stava accadendo.
chiaramente avevamo in qualche modo avvisato con cartellonistica specifica, perché vedere una persona che appare ferita o urlante in mezzo alla folla può destare comunque del timore o del panico, se non addirittura. E tanta gente si è informata su quello che fa Croce Rossa, sul primo soccorso, come diceva lei, appunto, l'esigenza che uno sente di avere un minimo di preparazione di fronte a determinati malori. E è stato molto interessante, molto bello, comunque abbiamo attirato l'attenzione. Quindi è raggiunto un duplice scopo, insomma, quello di diffondere possibilmente sempre di più l'importanza del primo soccorso, ma anche quello di passare una giornata, insomma, spensierati, divertendosi rispetto a quello che poi invece fate tutti i giorni con uno stato d'animo decisamente diverso. Diverso, sì. Diverso, assolutamente sì. Serve infatti questo appunto per addestrare le squadre a quello che poi è la realtà di tutti i giorni. Tant'è che i nostri scenari riprendono in un certo senso quello che i volontari vivono, la loro quotidianità appunto dell'essere volontario di Croce Rossa, sulle ambulanze. Ecco, questa domanda che vi faccio adesso me la sono preparata proprio, ci ho studiato stanotte, quindi attenzione a come mi rispondete. Di Falco, parto da lei, Eccolo lì. è pronta. Sì. Ecco, ma volontari si nasce o si diventa? Questa è impegnativa, mi rendo conto. Non credo che ci sia una risposta, ognuno di noi diventa volontario per motivi assolutamente soggettivi, se poi sia nel gene nostro quando nasciamo, non glielo so dire. Io ci sono diventata nel corso degli anni. Che qualità ci vogliono per assolvere questo che poi è a tutti gli effetti una professione, un lavoro, anche se Assolutamente sì. naturalmente non remunerato, ma insomma richiede quel tipo di impegno in termini di concentrazione e non solo, e di abilità. Quali sono le caratteristiche che non possono mancare in un volontario doc? Dedizione, impegno, voglia di crescere, di imparare sempre, non fermarsi mai, essere comunque aperti a chi abbiamo di fronte, perché poi comunque essere volontario di Croce Rossa è ancora più impegnativo dell'essere volontario in generale, perché con l'emblema che portiamo indosso c'è dietro tutta una storia e determinati significati, sette principi di Croce Rossa ed altro, e comunque portarlo sempre anche quando non si è in servizio. Si è sempre volontari di Croce Rossa. Beh, Si avverte il peso della storia dunque quando si va sul campo? assolutamente sì, si rappresenta un'associazione importante, quella è la Croce Rossa. L'errore, lo sbaglio di un volontario è l'errore di tutta la Croce Rossa, per cui è importante, portare appunto questo emblema nel migliore dei modi e con responsabilità. Qual è la molla che scatta, dice, dentro, insomma, fa venire voglia di mettersi al servizio degli altri, di dedicare il proprio tempo, che sappiamo essere sempre poco nel mondo in cui viviamo, però insomma dedicarlo agli altri, donarlo agli altri. Ma la molla può scattare in qualunque, cioè non c'è un modo particolare per far scattare questa molla. L'unica cosa è che chi si accosta alla Croce Rossa poi la predisposizione la trova, anche laddove, ecco, la persona magari non ce l'ha di natura perché magari ha paura del sangue, no? Quando si accostano i volontari ai corsi base è questa la prima cosa, ma io ho paura della gente che sta male, ho paura del sangue. Poi però questa predisposizione arriva, forse non so, è quello che riusciamo noi a dare in Croce Rossa, è il nostro esempio. E poi, scusami, Prego. Croce Rossa non è solo sanitario, no? È tanto altro, per cui attività sociali, è formazione e preparazione della popolazione, è diritto internazionale umanitario, come dicevo prima, e è la preparazione dei giovani proprio al mondo, per cui veramente poi uno trova la sua strada. Magari io stessa sono entrata in Croce Rossa per fare il soccorritore in ambulanza e poi ho preso altre vie. Altra gente è entrata in Croce Rossa per fare assistenza agli eventi e si ritrova a istruire o a fare altre attività completamente diverse. E svolgere la propria attività in una città come Roma, che difficoltà comporta, che specialità? Secondo me la vedo in positivo, comporta delle occasioni per imparare a avere comunque una platea molto varia, sia di servizi sia di problematiche purtroppo. Per cui che comporta a livello di problemi, chiaramente una città grande porta magari a violenza, a scontri o anche difficoltà nelle attività sociali e anche difficoltà nella vita di ogni giorno. Però è un'ottima occasione per crescere. Ci sono
tante vie, tante associazioni anche comunque agiscono a Roma. I bisogni sono tanti. Ecco, Fulgenzio, c'è stata nel corso della sua attività un giorno, c'è stato un giorno in cui ha detto ma forse potevo fare altro, chi me l'ha fatto fare, questa esperienza me la potevo risparmiare, insomma un piccolo pentimento, arriva il momento del pentimento? Mai, mai, nemmeno nel momento più brutto, ecco, delle peggiori esperienze che a volte si trovano, però mai, assolutamente, perché senti proprio la responsabilità, ti viene affidato una persona umana e in quella persona tu trovi tutta la forza di te stessa per dire sono responsabile, quindi difficilmente ti penti di essere un volontario di Croce Rossa. Che cosa manca ancora per rendere il servizio pienamente efficace, efficiente anche rispetto alle tante risorse umane di cui si dispone? Insomma, di cosa avrebbe bisogno oggi in più la Croce Rossa italiana? La Croce Rossa è comunque inserita in una rete istituzionale, rete di altre associazioni. È che mi trova difficile rispondere a questa domanda perché io vedo, ragiono al contrario, ho queste risorse, posso dare e fare questo, perché poi comunque le decisioni del che cosa manca non competono noi volontari, che sì, possiamo dare voce dal basso, ma in realtà compete qualcun altro. Io ragiono molto sul che cosa ho, con questo poco che ho, cosa posso fare, come posso sfruttarlo al meglio per dare un servizio migliore alla gente. Prima parlavamo dei corsi di formazione, sì, che vengono fatti, e chi si accosta a questo mondo, chi vuole saperne di più, quindi anche la possibilità di superare un primo impatto che naturalmente può essere difficile rispetto al percorso individuale di ciascuno. E gli altri suggerimenti, al di là di quelli, diciamo così, tecnici che vengono dati, quali sono sotto il profilo anche pratico, dello stare insieme, della capacità anche di superare i momenti di fatica che immagino siano tanti, sempre diffusi nell'arco della propria attività? Considera che noi abbiamo anche dei percorsi comunque sostenuti dal servizio di emergenza psicosociale che prepara siano volontari che anche l'utenza esterna, per cui comunque c'è un supporto psicologico in senso lato, per cui anche un approfondimento su quello che è la modalità di comunicazione, di relazione d'aiuto, il superamento del burnout del soccorritore, per cui comunque nella formazione ci rientra anche quello, non solo la tecnica del primo soccorso o del soccorso avanzato se parliamo di corsi di ambulanza o simili. E quando un volontario legge appunto quello che dicevamo un po' in apertura, magari si perde una vita per un intervento banale che non viene condotto, che non viene condotto nei tempi giusti, ecco, qual è la prima cosa che viene in mente? Perché magari non ho seguito bene il corso, magari potevo prestare più attenzione a quello che mi veniva insegnato. È importante, insomma, naturalmente sì. La tempistica e la formazione, forse non ci si stanca, sì, mai di sottolinearlo. Sì. Bisogna anche essere, sì, coscienti dei propri limiti comunque, non possiamo far tutto, non siamo supereroi, siamo volontari, siamo persone normali, preparate, ma persone. I volontari di Croce Rossa sono sottoposti annualmente ad esami continui, proprio per fare in modo che non perdano gli aggiornamenti, non perdano quindi l'aspetto della formazione, che è un aspetto importantissimo. E quindi è anche importante conoscere, come giustamente stavate dicendo, i propri limiti e fermarsi magari anche quando è il caso di non proseguire con l'intervento. Grazie di essere intervenuto e in bocca al lupo allora per le prossime competizioni, anche perché poi insomma c'è anche l'aspetto della competizione che è importante e che non va sottovalutata. Arrivederci, a presto. Grazie, grazie a lei. Noi ci fermiamo solo pochi istanti, tra poco nuovamente in diretta qui con 56 Live.